In questo video vi presentiamo Oport. Nel video numero 1 lo troverete come enfatizzatore di frequenze. Nel video 2 vi mostriamo la sua funzione antifeedback. Continuiamo con la presentazione di Oport, il dispositivo che enfatizza le frequenze e riduce il feedback. Nel video 1 lo abbiamo mostrato come enfatizzatore, mentre ora ve lo mostriamo come riduttore di feedback. Vediamo come lavora quindi Oport nel concreto. Abbiamo l'amplificatore settato a volume a ore 12, quindi metà potenza. Per non sbagliare, alziamo e abbassiamo il volume della chitarra per non avere disuguaglianza di volume dall'amplificatore. Il volume della chitarra lo posizioniamo a 2/3. L'equalizzazione flat sia dall'amplificatore che dallo strumento. Posizionato davanti all'amplificatore con frequenze critiche tipo accordi aperti, corde libere, non innesca. Adesso quello che facciamo, abbassiamo il volume, facciamo cadere Oport all'interno della cassa per evitare di dover allentare le corde e riutilizziamo lo stesso volume usato fino adesso per vedere effettivamente l'efficacia del sistema. Come abbiamo detto, non tocchiamo il volume e il feedback inizia ad arrivare. La riduzione del feedback è notevolissima, direi quasi totale in questo caso. Concludendo, stabilito che quasi nessun dispositivo meccanico elettronico permette la totale eliminazione del feedback, suggeriamo, come fanno anche musicisti di fama internazionale, non stiamo a fare nomi, ma ne conosciamo tanti, ve ne verranno sicuramente in mente altrettanti, anche di fama internazionale. Trovate la posizione ideale tra ampli e strumento, perché il feedback è una retroazione, è un fenomeno fisico e a seconda di come ci posizioniamo davanti all'amplificatore possiamo veramente già con questo ridurre notevolmente il problema. Con Oport, come abbiamo visto, praticamente scompare quasi. In questo video vi abbiamo presentato Oport nella sua funzione anti-feedback. Nel video numero 1 lo troverete come enfatizzatore di frequenze.